Ciao ragazze, nuovo video spesa, questa volta spesa Lidl. Sono appena tornata da Lidl, sono passata lì con mia mamma a vedere un po' di offertine, dovevo fare un po' di spesa e quindi eccomi qua con il video svuoto la spesa Lidl. So che a voi piacciono tanto questi video, quindi come sempre cerco di accontentarvi. Quindi ho trovato un po' di cose carine, come sempre, quasi sempre, Lidl non mi delude mai, quindi ho trovato un sacco di cosine carine, sia insomma, alimentari che non. Quindi direi di iniziare subito. Iniziamo dalla prima borsa che ho qui. Vabbè, questo è un volantino che ho trovato in buca, che non c'entra niente. Allora, ho preso questi quadrotti qui al cappuccino. C'era tutto uno stand con i nuovi gusti. Non so se sono nuovi o se sono comunque solo particolari. Comunque, gusti tutti al caffè: c'era cappuccino, tiramisù e espresso. Io, se non erro, li ho presi tutti e tre. E in più, ho regalato a mio papà questo qui al cappuccino, così come pensierino. Proprio una sciocchezza, però, giusto per insomma fargli una piccola sorpresa. Quindi. Quadratini, scusate, al cappuccino. Poi ho preso questi paciocotti della Beretta. Fede adora questi hamburger al prosciutto cotto e quindi glieli ho presi. Questi qua erano in offerta. Poi ho preso questo maxi sacchettone di mozzarella che ho già preso altre volte. Ci siamo sempre trovati bene, quindi l'ho voluto riprendere con quattro mozzarelle. I prezzi ve li dico dopo. Poi ho preso questi due hamburgerini di suino per Fede perché sono un po' più piccini, perché ne ho presi due grandi per noi per il weekend quando saremo da soli, perché Fede questo weekend è col papà e quindi ho preso anche per lui quelli piccolini. Poi sempre per Federico, guardate che carini, ho trovato questa linea bio della Disney. Con questa pasta pomodoro e mozzarella di Cars e all'interno ci sono gli adesivi da collezionare. L'ho trovata un'idea molto carina, fonte di fosforo, basso contenuto di zuccheri, fonte di fibre. Secondo me è una buona idea, insomma, per invogliare anche i bimbi un po' a mangiare, quindi mi è sembrato simpatico. Poi c'era tutta questa linea Gringo di un sacco di cose, sia addirittura cose per il viso, di tutto, dalla carne al prodotto di make-up. Comunque adesso c'è questa campagna Gringo che è molto carina. Questo hamburger è per me, è hamburgerone di suino al gusto di salsiccia. Ho voluto provarlo, galoppata nella prateria, cioè ogni tipo di hamburger aveva un nome, guardate che spesso, cioè mi ha ispirato tantissimo, anche se io non mangio tantissima carne, però devo ammettere che questo qua mi ha proprio invogliata. Poi mia mamma è rimasta molto colpita da questa mortadella, che aveva un aspetto bellissimo e quindi abbiamo preso una busta. Poi, aspettate che mi sta volando tutto. Poi ho preso queste due ciabatte che erano appena sfornate, ragazze, non potete capire. Anzi, potete capire, croccante fuori e morbido dentro. So che sapete di cosa parlo. Tanta roba. Poi ho preso tre confezioni di questo pane e cereali perché era in strasconto, mi sembra 55 centesimi, quindi l'ho preso ai cereali, li ho presi tutti e tre ai cereali. Poi ho preso questi spiedini, sempre di suino, da farmi giusto una scortarella di cosine da mettere anche in freezer. Questi qua anche piacciono tanto a Fede, quindi ho preso gli spiedini. Poi ecco, qua c'è l'altro hamburger che vi dicevo, vedete che questo qui è piccante, per Ricky ovviamente chiama il piccante, l'ho preso, vedete che si chiama Urlo dei Pelle Rossa perché è piccante, è molto carina questa linea, hamburgerone di suino piccante e si vede dalla differenza di colore, quindi molto caruccia. Poi ho preso i cereali preferiti di Federico, questi qua, gli anelli al miele. Poi fior di zucchero, questi biscotti qua. Io non amo i biscotti al mattino, però ai ragazzi piace, quindi a Fede e a Riccardo piacciono, quindi li ho presi. Poi vi mostro una cosa che non è da mangiare, ma che mi ha colpito tantissimo.
Quindi questo può interessare più che altro alle mamme. Lavagna di ricompensa, io l'ho trovato di una carineria pazzesca e ho voluto prenderglielo. Praticamente scegliete che compito dargli. Quindi lo scrivete qua, che ne so, aiutare a sparecchiare oppure, non lo so, fare la pipì da solo, non lo so, qualsiasi cosa volete insegnare al vostro bambino. E poi ci sono tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera, eccetera. E avete tutti i bollini da attaccare e poi somma punti la ricompensa che, gli darete. Insomma, l'ho trovata carina, adesso poi lo guardo, comunque si può appendere. Mi ha colpito perché vedete lavagna di ricompensa, calendario realizzato in colori vivaci per compiti da svolgere e relative ricompense, perfino a 3 bambini. Cioè, l'ho trovato, ci sono magneti quelli, quindi i magneti sono i punti e l'ho trovato davvero carinissimo perché io solitamente glielo faccio io in carta e somma i punti e quando fa le cose giuste io poi gli prendo un regalino, un gioco. Mi è piaciuta un sacco. Questa qua poi costa pochissimo, mi sembra sui 4 euro e qualcosa. Comunque dopo guardiamo insieme lo scontrino. Prendo l'altra busta. Allora, altra busta, patatine. Queste qua mi sono piaciute, non lo so, mi ispiravano. Poi sapete che da quando abbiamo la TV gigante le patatine non mancano mai in questa casa. Poi, uova, queste qua, 10 uova fresche. Non sono tanto soddisfatta perché questo qua è l'allevamento in gabbie, ma vi assicuro che non c'era nient'altro, c'erano solo più queste e quelle da 6, ma sempre in gabbie, quindi vabbè, mi sono dovuta accontentare. Purtroppo io preferisco l'allevamento a terra, però c'erano solo queste, perché domani devo assolutamente fare la frittata che ho le zucchine che stanno tirando gli ultimi colpi, quindi devo comprare assolutamente le uova. Poi ho preso questo yogurtino qua, mi stava troppo simpatico questo rossetto, voglio provare a ridisegnarlo, magari mi terrò la carta di questo yogurt, però sapete che io amo disegnare essendo una grafica e questo rossetto mi ha colpito, devo ammettere che mi ha rubato il cuore, mi sono innamorata di questo orsacchiotto e quindi lo riprodurrò su un mio diario, un'agendina, ma mi piace troppo. Poi scusate se vedete buio ogni tanto, ma c'è vento fuori e ogni tanto mi chiude le imposte. Quadratini all'espresso che vi dicevo, questi qua sono al caffè, vedete che c'è la tazzina. Poi ho preso, questi è meglio se corro a metterli in frigo, questi Kinder fetta al latte con gli adesivi da collezionare di Cattivissimo Me 3, quindi gliel'ho preso, lui li adora. Poi piadine, queste qua sono quelle del banco fresco e sono appunto quelle del frigo perché costavano meno, cioè nel senso 5 piadine 1,30 euro mi pare, e invece quelle non nel frigo 1,60 euro, una cosa del genere. Chi è? Cos'è? Cosa c'è? Ok. Abbiamo un sordomuto? Uno. Dopo. Chi? Cinque. Sei. Sei? Ok. Sei. No. Sono dura di comprendonio. Ok. Uno. Virgola. Sei. Zero. 160. 1,60 euro. Ah, come fai a sapere il prezzo? Cioè, ha fatto sclerare 2 ore per dirmi 1,60 euro. Vai a fare tutto tu. Ah, sì? Ah, vabbè, scusate, ragazzi, sono un po' stanca. Mi sono alzata alle 5 e mezza, se vi può consolare. Poi, cubetti di prosciutto, perché il mio amore ama la pasta, panna e prosciutto, e quindi io ho preso... Piantala! Scusatelo ragazze, ho preso, mi apri le imposte, già mi ci fa lo scemo, grazie. lui ama la pasta, panna e prosciutto, quindi ho preso questi cubetti qua della Beretta, ora tornerà la luce, abbiate fede. Poi altri quadratini al tiramisù, che vi dicevo che ho preso tutti i gusti. Poi sottilette. Poi giuro che accelero perché sto video sta durando una vita. Philadelphia Light, la confezione grande era anche questa in sconto. Poi scalogno, semplicissimo scalogno.
qua c'è l'altro pacchettino di pane. E poi ho trovato questa linea fantastica a pochissimo, tipo 89 centesimi, della Beyoncé. Questo qua l'avevo già preso un sacco di anni fa ed è fantastico, rilassantissimo. E poi hanno fatto anche altri gusti, questo qua è buonissimo, poi per carità è soggettivo, però vi assicuro che a me piace ed è fantastico, quindi provateli se li trovate. E poi passiamo al Carlino, qua un aiutante, ciao aiutante. Oggi non parlo. Dunque, birretta. Ecco, questa birretta, indovinate per chi è. Poi questo set di asciugamani per la scuola di Fede era l'ultimo completo. Sono tre asciugamani, quindi almeno ricambio per quando, insomma, è fine settimana, con tutti quanti il gancetto, quindi sono troppo contenta. E poi qua gli andrò a mettere il nome, magari lo accorcio un po' e gli scriverò il nome. Quindi per 3,99 tre asciugamanini mi sembrava buono. Poi ho trovato anche le scarpine di Cars, da queste qua sono non per scuola, perché per scuola le vogliono in tela, però aveva bisogno di scarpe chiuse perché adesso inizia a far freschino e aveva solo come numero adatto soltanto i sandalini. Smettila! E quindi ho preso queste, insomma, le ho pagate 11,90 euro, mi pare, e sono carinissime. Sì, la cioccolata, perché sì, no, non è per te, è che ho pensato che invece che prendere merendine super giù a Federico è meglio un po' di cioccolata su una fetta di pane. Poi qua c'è la panna per la pasta con la panna e prosciutto che vi dicevo prima. Poi yogurt, mi sono dovuta accontentare di questo perché quello magro non l'ho trovato. Poi ho trovato i pennarelli a punta fine che la scuola richiede, purtroppo non c'erano anche a punta spessa, altrimenti gli avrei fatto che prenderli, però va bene. Intanto ho preso questi. Poi pasta, semplicissima pasta, penne rigate, spaghetti che avevamo finito, poi semplicissime banane, scusate là ci sono le mie scarpe, come vedete sono appena arrivata, banane, poi ho preso qualche mela, poi questo yogurt drink che piace un sacco a Fede, alla fragola, per fare merenda quando torno da scuola, insomma. Poi vabbè, il latte, 2 litri di latte, i dischettini struccanti per me, mi piacerebbe prendere quelli grandi, anche mia mamma mi diceva prenditi quelli grandi, sono molto più comodi, ha ragione, effettivamente è così, però questi qua io avendo il portadischetti in bagno, quelli grandi purtroppo non ci entrano, quindi devo prendere questi. E questi qua ce ne sono ben 140 e li ho pagati 99 centesimi, quindi buono. Questo anche 99 centesimi, vitamina ACE, quindi ACE. Poi, ho trovato anche in offerta il grana padano 14 mesi, questo pezzo l'ho pagato 6,64 euro e costa 9,49 euro al chilo. Quindi ho preso questo. Poi il sale per la lavastoviglie, perché l'uomo che non deve chiedere mai ha bisogno del sale, e il sale grosso anche per cucinare, avevo finito tutti i tipi di sale in casa. Poi vabbè, questi qua inevitabili, questi servono, però c'era l'offerta, era l'ultimo pacco, ragazzi, ho avuto una fortuna sfacciata, se vi capita di andare al Lidl sono in super offerta, ce ne sono tantissimi, quindi sono i miei preferiti questi, quindi li ho presi. Mi trovo bene con quelli, amore, che devo fare? Sì, ti assicuro che anche negli assorbenti non è sempre facile trovare quelli giusti, comodi. Ricotta? No! Ho trovato questa qua che l'hanno messa in uno stand come novità, non so in realtà che cosa cambi dalla classica fatta con uova d'allevamento all'aperto, forse è un po' più di qualità ancora, non lo so. Bisogna poi leggere. Comunque, maionese Heinz, anche questa era in offerta. E poi mi sono presa questo qua, che quando l'ho visto con mia mamma siamo tornati indietro nel tempo, perché questo qua io lo usavo da adolescente.
È quello di Aladdin. Ma va, le notti d'Oriente. È pazzo. Vabbè, comunque, non si è fumato. Comunque, ho bisogno di dormire. Vai a dormire allora. Vai, vai. Niente, comunque, muschio bianco, classicissimo, ed era in super offerta 2 euro e qualcosa, che questo solitamente costa sui 5 euro. Niente, dovrei aver finito. Non dovrebbe esserci altro. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Scrivetemi nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!